E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi, sono qui con un gioco incredibile, si chiama 60 secondi. È un gioco survival particolarissimo, diciamo, perché ci vede nei panni di una famigliola nei guai perché scoppia una guerra nucleare e ci becca in pieno. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere praticamente tutto ciò che c'è nella casa e rifugiarci in un sotterraneo per cercare di sopravvivere il più a lungo possibile. Ma bando alle ciance, alle chiacchiere, è inutile, guardiamo di cosa si tratta. Lo trovate su Steam a 8,50€ in offerta, ragazzi. Allora, ci sono varie modalità di gioco, sinceramente non so di cosa si tratta. Io direi facciamo l'apocalisse, che già il nome mi piace un casino. Iniziamo con livello semplice, perché non so assolutamente di cosa si tratta. Per la prima volta, ragazzi, siamo qui a... Ed eccoci qui, ragazzi, siamo pronti. Noi siamo questo personaggio. Dobbiamo, a quanto pare, prendere tutto quello che è, che c'è in casa. Insomma, io sinceramente non vedo... Ah, ecco. Sembra funzionare. Stiamo prendendo anche un'ascia e questo coso qui, non so cosa così. Ah, vai, corri. Dobbiamo, come a quanto pare, dobbiamo infilare tutto qui in questo deposito. Allora, c'è una specie urta. Questo ciccione urta come un pazzo. Una mappa, non so cosa sia questa roba. Prendiamo. Oddio, siamo in ritardissimo, ragazzi. Allora, prendiamo anche la moglie. Prendiamo qualche altra cosa. Dobbiamo correre subito a posare tutto giù. Io non so sinceramente, c'è un altro... mio figlio! Vieni, disgraziatino! Oddio, mamma mia! Siamo veramente nei pasticci. Corriamo. Possiamo prendere altre cose. Ecco, corriamo. 4 secondi, 5... Mamma mia, rifugiamoci! Sta per esplodere tutto. Yuh! Ci siamo... Ci siamo appena salvati per un pelo. Ed eccoci qui, il primo giorno. Siamo... Oh mamma mia! Sembra che c'era un altro personaggio, perché vedo una sedia vuota e non l'abbiamo presa, insomma. Porca miseria, vabbè. Diciamo, questo è il nostro rifugio. Abbiamo un fucile, una radio, una mappa, le carte che abbiamo preso, un'ascia e poi della roba da mangiare e da bere. Ok, andiamo a vedere il primo giorno. Ok, dice che ci siamo rifugiati in questo rifugio, ed è molto importante ciò che concerne il cibo e l'acqua, perché ci darà sostentamento. E vabbè, io direi di non fare niente per adesso, non facciamo mangiare, vediamo come si evolve la situazione. È difficoltoso perché la situazione non è delle migliori, insomma, si spera che noi sopravviviamo. Ok, andiamo avanti. Il secondo giorno già di digiuno, vediamo un attimino cosa succederà. È già cresciuta la barba al personaggio qui. Andiamo a vedere cosa dice sul diario. Secondo giorno, cerchiamo di sopravvivere. E siamo al secondo giorno, dove praticamente ci viene detto da questo diario che Timmy sta bene, Teddy, che dovrebbe sta bene, e Dolores è stanca, sembra, tired forse. Non ci sono problemi, Ted, nella mattinata. Ok, io direi però, porca miseria, vedete, questa è poverina la ragazza, ce la siamo dimenticata. Ma io non l'ho vista, ragazzi. Comunque, vabbè, facciamo quantomeno mangiare un po' di loro. Vediamo un po'. Facciamo mangiare tutte e tre. Allora, Ted, che sarebbe il capofamiglia, è veramente... Ah, è pronto per un viaggio, dice. Ma Dolores sta bene. Timmy vuole uscire nella Westland. Ok, prendiamo. Siamo pronti per prepararci una spedizione domani. Sì, ho detto di sì. Alla radio ci sono delle novità. Ascoltiamo della musica. Vabbè, andiamo avanti, vediamo. Forse per tirare sul morale. Questo è il terzo giorno di sopravvivenza. Vediamo un attimino di cosa si tratta. Se possiamo
Bene, Timmy vuole bere, ok. Anche Dolores vuole bere. E Ted ha bisogno di acqua per sopravvivere. Beh, abbiamo capito che dobbiamo quantomeno dare l'acqua a tutti e tre, perché fino adesso non gliel'abbiamo data e non li facciamo mangiare. Devono schiattare a me. Chi è che deve andare fuori? Deve andarci Ted, direi, no? Il capofamiglia, cavolo, non so fuori se spero che non ci siano radiazioni o pericoli. C'è anche un fucile, speriamo l'abbia preso, insomma. No, è un coglione, è andato senza fucile. Forse dovevo fare qualcosa per poterglielo assegnare, chissà. Vediamo un attimino cosa ci sono novità con Timmy. Dolores sta scrivendo non so cosa. Ted per la superficie. Va bene, ok, andiamo avanti. Non ci ho capito un granché, vi dico la verità. Ci sono tutti e due. Adesso è andato via, quindi cercheremo di mangiare e di bere meno. Ecco, abbiamo un fucile o un'ascia. Allora, dice, se tu... Beh, io direi usiamo l'ascia, perché sembra che dobbiamo fare delle cose. Speriamo non escano fuori di casa così anche questi due. Ok, ho usato l'ascia, non so, per ammazzare degli insetti, forse addirittura ho usato un fucile, degli animali che ci aggiravano nel nostro rifugio. Allora, Timmy sta bene da 5 minuti adesso. Dolores continua a scrivere. Ma che cazzo sta scrivendo? Io non gli faccio bere assolutamente mangiare niente, visto che stanno bene. Ah, volevano giocare, potevano giocare come passatempo, ma non ho diciamo il libro della sopravvivenza, un medikit e degli scacchi, una scacchiera. No, non c'ho niente di tutto ciò. Vediamo, andiamo avanti. Questo è un survival particolarissimo, molto fumettoso, molto carino. Questa mosca sembra vera, infatti mi trovavo a cacciarla via con la mano come un deficiente. Allora, Timmy non es ok, Timmy preferisce del succo d'arancia, ma non c'è adesso e quindi prenderà dell'acqua. Dolores vuole bere. Ok, quindi sono costretto. Ma qua finisce quasi. Le nostre scorte stanno finendo. Devono bere perché questi due stanno ridotti proprio a merda, diciamo. Ridotti male. Il padre dove cazzo è finito? Ecco, sentite una porta. È tornato il padre. Porca puttana. Ragazzi, è messo malissimo. Cioè, probabilmente c'erano delle radiazioni fuori, però ha portato delle cose, del mangiare. Intanto hanno disegnato qui su un muro. C'è della monnezza per terra, va bene. Allora, sembra che stare fuori è molto pericoloso. Ce ne siamo accorti, chissà come. Ha portato una scatoletta di cibo e due di acqua lungo il suo viaggio. È stato, insomma, protetto dalla maschera perché la situazione era molto molto pericolosa fuori. Ok, Ted ha lo stomaco che gli rumba, ha molta fame, è infetto e è veramente stanco. Porca puttana, sta messo di merda. Quindi non abbiamo niente, diciamo, gli facciamo mangiare, mentre gli altri due li teniamo così, vediamo, andiamo avanti il più possibile. Ok, chi è pronto a fare una spedizione? Io direi ci mandiamo Dolores, perché sta bene, sembra. Vediamo un attimino. Poi prendi il fucile, cazzo, per andare fuori. Vediamo l'indomani come staranno. Ottavo giorno, ragazzi, abbiamo resistito 8 giorni, non è affatto male. Andiamo a vedere un attimino qui, ottavo giorno. Non ci sono new Timmy. Sims, ok, Dolores è ok. Ted, oddio, dovrebbe essere ricoverato Ted. È in una situazione di merda. Va bene. Facciamolo. No, ma sembra guarito. Va bene, andiamo avanti. Non facciamo mangiare niente. Chi vuole andare fuori? La mamma. Andiamo fuori la mamma col fucile, ok? Perché sembrava stesse bene. Nono giorno. Il nostro Ted è veramente impressionante come ridotto. È bruttissimo. Comunque, ok. Timmy non sta bene, ha bisogno di bere. Dolores è fuori, ok. E Ted, Trumbull, nothing new. Non ci sono novità, non guarisce. Ma io purtroppo non ho il. Non ho, lo facciamo bene mangiare. Forse questo lo aiuterà a sopravvivere. Facciamo bere e mangiare anche piccolo.
In realtà non diceva di mangiare, diceva di bere, ok. Risparmiamo sulle razioni, ragazzi, ok. Andiamo avanti, vediamo un pochino come andiamo. E siamo al decimo giorno, ragazzi. Grandissimo, decimo giorno. Niente male, direi. Il tempo sta passando, le difficoltà aumentano. La corrente situazione da... Allora, Tim è veramente affamato. E Ted... è oggi sta un pochino meglio. Non tanto meglio, insomma. Comunque, vabbè, allora facciamo mangiare il piccolo e facciamo bere e mangiare a Ted, perché vorrei che si recuperasse le forze. Ok, usiamo la radio. Sembra che possiamo usare la radio per sentire informazioni, forse per sapere la mamma poverina che cazzo di fine ha fatto. Undicesimo giorno, sono ancora fuori. Sentiamo dalla radio delle cose. Tra l'altro questa mappa è interattiva, forse si potrebbero fare delle spedizioni cliccando così sulle carte. Ok, andiamo avanti, vediamo cosa dice. Non ci sono news oggi. Ok, questa mattina Ted sta meglio. Oh, meno male, cazzo, meno male. Solo che non ho il medikit, porca miseria. Quindi se stanno meglio non li facciamo mangiare. Saltano in pasto. Oddio, come vederlo in faccia, Ted, non è che sta proprio... Messo bene, è tornata la mamma! Ed... ho una famiglia di zombie fra poco, ragazzi! La mamma è tornata e siamo... è quasi morta anche lei. Dolores è ritornata dietro e è conciata molto male. Lo si vede dalla faccia. Timmy sta veramente bene. Dolores ama... vorrebbe mangiare, insomma, e sta male. Ted sta migliorando. Allora facciamo mangiare la mamma e basta, direi. Facciamo bere il papà, facciamo bere anche Dolores. Andiamo avanti, vediamo come vanno. Allora il corrente stato non sta benissimo, ma sta migliorando. Dolores è stata fuori all'esterno, quindi è molto debole e affamata. Timmy vuole una chance di fare qualcosa. Ok, mo ci mandiamo Tim fuori. Ci mandiamo il piccolo Tim, però minchia, è pericolosissimo. Ah, si è rotta la maschera nel frattempo. Avrei potuto selezionare la maschera 13 giorno, ma è rotta. È rotta e non possiamo usarla. Oh, Timmy è ridotto, c'ha una faccia bianca che fa paura. Timmy vorrebbe un succo d'arancia, ma si accontenterà anche, insomma, della... Aspetta, Dolores che dice? Stanno tutti conciati male, Timmy ha molta sete, Ted... non ci sono novità. Allora, deve bere e mangiare, bere e mangiare, bere e mangiare. Anche il buon Ted, perché qua sono messi veramente tutti molto male. Chi deve andare all'esterno? Il piccolo Tim, ma è quello che aveva più forze. Ok, l'unico che non c'è andato, se no questi due mi schioppano. Perché a me c'ha la... Allora, Timmy ha la faccia bianca, gli altri ce l'hanno verde. Che dovevo fare? Lo so che è un bambino. Non puntate il dito, bisogna fare delle scelte nella vita. A volte non è che sono le migliori. Dolores è ridotta di merda. Ok, vediamo. Non c'è nessuna novità. Porca miseria. Andiamo avanti, facciamoli quantomeno bere. Mamma mia, ragazzi. Dolores facciamo mangiare e bere tutti e due. E vediamo come va la situazione. Abbiamo una radio che possono ascoltare le novità per sapere se il figlio è ancora vivo all'esterno. Quindicesimo giorno, non tendono a guarire. È una cosa degenerativa. Ovviamente ci vorrebbe che il piccolo Timmy ci riportasse. Ted sta bene. E Dolores si sta riprendendo. Ted, facciamolo mangiare in modo che stia bene. E Dolores, visto che sta così, la facciamo solo bere. Mamma mia, stiamo finendo le scorte di cibo. Abbiamo un'ascia per fare qualcosa. Non so cosa, forse per uccidere degli animali. Sembra che sia all'interno di questa cosa. Ma io non vedo animali, non vedo niente. Sedicesimo giorno, ragazzi. Se le radiazioni si sentono qua. Un bottle, c'hanno una faccia a barba. È messo veramente malissimo il nostro Ted. Dolores sta bene, più o meno. Però è preoccupata per Tim che sta fuori. Ok, allora facciamo bere e mangiare tutti e due. Abbiamo finito tutte le scorte di cibo. Vediamo un pochino cosa succede. Siamo, ragazzi, arrivato al 17° giorno. Giorno di disgrazia nella smorfia napoletana. Il 17 porta veramente sfiga.
e stiamo resistendo tantissimo. Non ci, Dolores è molto stanca, Ted è, non sta molto bene, lo so ragazzi, non abbiamo più un cazzo da farvi mangiare, andiamo avanti. Ecco, giocate a carte, non ci pensate al cibo e all'acqua. Questo mi sembra una merita strozzata, però. 18° giorno. Tim non torna, sei l'unica salvezza. Piccolo Ted è malato. Dolores sta zitta e non parla più, insomma, non si sente più parlare neanche. Dolores, che parlava tanto, sembra che... Oh, è tornato il piccolo! È tornato il piccolo, ha portato dell'acqua. Ringraziando il cielo, è ancora vivo, ha portato con sé uno scarafaggio. Due scarafaggi contaminati, credo sia. Va bene, va bene. Vediamo un po' cosa ha portato il piccolo. Ha riparato la maschera, tra l'altro. Molto bene. È molto debole e ha portato solo dell'acqua al piccolo. E ha una scacchiera per giocare. Bravo, testa di cazzo. Invece di prendere roba da mangiare, va bene, diciamo di poter facciamo bere tutti, perché a questo punto non abbiamo cibo, quindi li facciamo bere. Allora, chi può andare all'esterno? Ma io direi Ted no. Non lo so, Ted no. Condizioni. Ah, Ted non è in condizione di andare fuori. Non è in condizione di andare fuori. Non è in condizione di andare fuori. Porca puttana. Qualcuno ci deve andare, ragazzi. Mi spiace. Dobbiamo recuperare altre cose. 20° giorno. Record assoluto, ragazzi. 20° giorno. Siamo qui ancora su 60 secondi. Cercando di sopravvivere in questo olocausto. Timmy è veramente sta veramente male. Li facciamo bere tutti perché sono messi malissimo. Chi mandiamo fuori? Sembra l'unico che non sia verde, ma solo stanco è Timmy. Mandiamo Timmy fuori e in bocca al lupo piccolo Timmy. Io non so. 21° giorno. Oh, mamma mia, Ted il capo famiglia. Cioè, si è trasformato in uno scheletro, poverino, è morto, credo sia morto. Dolores è addolorata e mezza morta, ma cerca di resistere. La facciamo bene perché la situazione è veramente incredibile. Abbiamo un fucile, non so per fare cosa, per spararsi in testa probabilmente. 22° giorno e Ted è morto in modo irrecuperabile. Il capo famiglia Dolores è zitta, non parla più, è addolorata e intanto si va avanti. Ascoltiamoci la radio. Questo gioco survival è particolarissimo, ragazzi. 23° giorno. Incredibile, incredibile. Andiamo avanti. La nostra salvezza è che torna il piccolo Timmy. Dolores non ha, ha poca vita, diciamo così, e non possiamo dargli niente. Vorrebbe una fetta di torta. Sì, la vediamo da non so. Non so. 24° giorno, ragazzi. 24° giorno. Andiamo avanti. Dolores vorrebbe mangiare, amerebbe mangiare qualcosa. C'è un fucile, sparati in testa, tesoro, perché qua non riusciamo a trovare un bel niente. 25° giorno, 25° giorno. E Dolores resiste, anche se ha una faccia meno uno di proiettili al... Ma in realtà non avevamo proiettili, quindi non so, meno uno di cosa, di resistente. Ah no, l'abbiamo perso, abbiamo perso il fucile proprio, è finita. Sono morti tutti, il piccolo Tim purtroppo non è mai più rientrato, sembra. Sia morto all'esterno, poverino, ero troppo stanco per poter sopravvivere. E mi spiace, ragazzi, con questo è veramente... Vi saluta, a presto e ciao!